Liberi.tv, Riccardo Cristiano a Cosenza per il primo Pride appunto cosentino in compagnia di Francesco Campolongo, che è segretario cittadino del Partito di Rifondazione Comunista. Perché è importante essere qui oggi in questa, diciamo, manifestazione colorata? Ma questo è il primo Pride di Cosenza e quindi è un evento fondamentale, perché io penso che vada rilanciata la battaglia culturale per la liberazione dei corpi, la liberazione, la libertà di amare in una società, diciamo, che alimenta paure e nemici. Noi siamo qui per ribadire che non c'è un gioco a somma zero tra i diritti e le libertà, e che è fondamentale svincolare da questa cappa culturale il meridione e l'Italia. Poi volevo chiederti, essere, diciamo, parte di un partito politico, voi siete molto giovani, tra l'altro ho visto anche varie etnie, perché c'è un ragazzo di colore alle spalle lì, che non so come si chiama. Vieni qua pure tu, dai, che ti intervisteremo. Non parla bene italiano. Comunque vediamo veramente, diciamo, al vostro interno una varietà, un po' com'è la varietà, diciamo, la comunità LGBT. Voi siete stati sempre inclusivi. Cosa vi differenzia dagli altri? La voglia di cosa? Ma io non so cosa ci differenzia, insomma, dagli altri. Io posso dire che noi abbiamo la voglia e la necessità di un mondo diverso, in cui le differenze sono una risorsa fondamentale, in cui però si parte da condizioni economiche e sociali uguali. Noi facciamo guerra alla precarietà, a chi nega i diritti, e riteniamo che ogni aspetto della libertà degli individui, della loro personalità, vada tutelato e promosso partendo dall'amore. E riteniamo che una società che stigmatizza, condanna addirittura chi ama, ma sia una società che ci fa paura, e per questo siamo qui. Perfetto, quindi ringraziamo Francesco Campolongo, che è segretario del Comitato Cittadino di Rifondazione Comunista, circondato dalle bandiere rosse, insomma, che sono appunto del partito, per un augurio al primo Pride cosentino. Fai un augurio a questo punto che sia un buon Pride. Io sono convinto che sarà un ottimo Pride, sarà una festa bellissima, peccato per chi ha perso un'occasione per esserci, ma noi che ci saremo, come dire, sarà... Ho chiuto il sindaco, diciamo, di Cosenza, che non ha aderito. Ha dimostrato di non capire che c'è la necessità di essere orgogliosi, di amare e di manifestare, diciamo, questo orgoglio, proprio per svincolare da alcuni stereotipi e da alcuni limiti culturali questa città. Perfetto, Liberi TV, Riccardo Cristiano.